conferenza stampa di Magari, film che passerà poi oggi pomeriggio in Festa Mobile. Allora, al centro Ginevra El Khan, l'autrice, la regista del film. All'estrema destra Chiara Barzini, che è la co-sceneggiatrice del film, e qui accanto c'è Lorenzo Mieli di Wildside, che ha prodotto il film. In sala c'è anche Antonio Medici della BIM, che lo distribuirà a partire da marzo, quindi arriverà nelle nostre sale, e vedo arrivare anche per Rai Cinema Samantha Antonicola, che ha coprodotto con Wildside il film. Partiamo subito. Ginevra, l'anno scorso eri qui come in veste di produttrice a questo stesso festival per un bellissimo film che era Land di Babak Jalali, e quest'anno ti troviamo in veste di regista. La tua opera prima, il film è passato in anteprima in Piazza Grande a Locarno, andato benissimo, so, e volevo sapere proprio un po' il percorso che ti ha portato qui oggi. Intanto sono felicissima di essere a Torino e di far vedere il film a Torino in questo bellissimo festival che sostiene gli autori e che insomma, è un festival che ho sempre amato, non solo perché è a Torino ma anche perché è proprio un festival di qualità, quindi sono veramente molto onorata di essere qui con Magari. Questo è stato in realtà un percorso molto lungo che mi ha portato alla regia, perché io volevo fare la regista da quando ho 14 anni, ora ne ho 40 e quindi ci ho messo un po'. E quindi facevo la distributrice, la produttrice, e a un certo punto ho pensato che mi è venuta quest'idea, ne ho parlato con Chiara, poi ne abbiamo parlato con Lorenzo e abbiamo scritto Magari, che insomma, questo è il percorso, che è stato un bellissimo percorso anche molto organico. Magari racconta la storia di tre bambini che vanno a fare un viaggio, un micro on the road, diciamo, con il padre che vive lontano. Loro vivono con la madre in Francia e il papà invece fa un po' lo scapestrato sceneggiatore nel film, e disabituato alla vita quotidiana con questi ragazzi, e diciamo questi bambini si trovano catapultati in un mondo a cui non sono abituati, però insomma si ritrovano a doversi un po' cavare da soli, un po' a fare da padri al padre. Com'è nata la storia, diciamo, del film? Ma vuoi raccontare? Ma nasce da, diciamo, un po' di esperienza personale, un po' di aver visto vari papà che in vacanza con i loro figli, e era sempre una figura, diciamo, che mi affascinava, questo fatto di quando si va in vacanza col papà c'è una libertà, no? C'è qualcosa di molto libero e di, insomma, è un modo educativo diverso, diciamo, da quello che siamo abituati dentro una famiglia con la mamma che ha delle cure molto diverse, no? Invece in questo modo è come ho sempre trovato che ci fosse come un senso di avventura in queste vacanze con il papà, nel senso nella mia esperienza, ma anche avendo visto altri casi, c'è sempre qualcosa di un po' scombinato, ma anche di molto, insomma, che ha la sua allegria e il suo senso di avventura. Credo che questo ci ha portato anche a raccontare questa vacanza. Chiara, sì, appunto, diciamo che, appunto, come ha detto Ginevra, ci sono state un po' di esperienze personali, poi portate però all'interno di un racconto di finzione, chiaramente. Volevo sapere un po' com'era stato quindi il processo di costruzione della sceneggiatura.
È stato molto organico, nel senso che sono state una serie di lunghe chiacchiere sul divano, parlando sia di memorie di infanzia comuni che di come noi abbiamo visto amici, genitori, padri oggi gestire il rapporto con i figli. E sicuramente anche da genitori siamo stati in grado di avere un po' più di benevolenza rispetto ai genitori del film, e quindi raccontarli sia con un occhio critico, che è il punto di vista di Alma, che è la protagonista, ma riuscire anche ad avere un po' di empatia anche per il loro egoismo, tutto sommato. Lorenzo, ci racconti un pochino il percorso produttivo del film? Perché è un'opera prima, però un'opera prima, diciamo, di decisamente di spessore anche, sì, anche produttivo. Diciamo, quando Ginevra per prima e poi con Chiara mi hanno raccontato l'idea del film, ho pensato prima al racconto verbale, ho pensato che fosse un'operazione bellissima, ma anche molto, non direi pericolosa, ma molto difficile, perché quello che infatti stanno raccontando adesso e quello che vedrete è un film delicatissimo, perché raccontare il sogno da un punto di vista di una bambina, di una famiglia ideale dentro una famiglia che non è ideale, tutto riportato alla memoria, insomma la memoria, il sogno, la delicatezza, tutto molto delicato e quindi anche teoricamente molto pericoloso. Poi quando ho letto la prima stesura della sceneggiatura, ho capito che era un film molto potente, perché ha mantenuto tutta la delicatezza, però con una incredibile precisione. Essere precisi e delicati è la cosa più difficile del mondo, quindi sono stato molto convinto dalla prima stesura della sceneggiatura, e poi diciamo il percorso è stato quello tradizionale. Ho trovato in Rai Cinema subito un grandissimo amore per questo progetto e un sostegno per questo progetto fortissimo, e quindi siamo partiti per questa avventura, e poi abbiamo incontrato anche BIM, quindi abbiamo chiuso un cerchio teoricamente perfetto. Ne approfitto a proposito di cinema di salutare Paolo Del Brocco, che è appena arrivato. E Ginevra, te hai lavorato in questo film con due attori super professionisti, che fanno appunto il padre e la compagna, accompagnatrice del padre in questo viaggio, che sono Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, e però hai lavorato, e per un'opera prima penso che sia stato non facilissimo, con tre bambini. Come hai gestito quindi il divismo dei protagonisti e l'inesperienza dei piccoli attori? Perché si dice sempre che è mettersi nei guai come primo film a lavorare con bambini, te ne hai scelti tre, quindi insomma. E con un cane. Infatti tutti mi avevano detto: sei matta, il tuo primo film, vuoi fare un film con tre bambini e un cane? E io non ci ho, insomma, era così, la storia era questa, e è stato per me molto, molto bello in realtà lavorare con i bambini, e hanno portato tutta quella che è la magia dell'infanzia con loro, e devo dire che sia Riccardo che Alba sono stati molto a servizio dei bambini, quindi loro, non c'è stato divismo veramente, perché loro sapevano che il film era sui bambini e che loro erano i protagonisti, e hanno aiutato i bambini a avere la miglior performance possibile, cioè anche insegnandoli, aiutandoli, no? E in questo senso sono stati estremamente generosi, e abbiamo fatto un casting molto lungo per trovare questi bambini, che non dovevano essere degli attori, parlare sia italiano che francese, un italiano se li trovavamo a Roma tutti con l'accento romano, insomma c'erano una serie di complicazioni su questa famiglia. Infatti abbiamo prima scelto i bambini prima di scegliere prima di fare il cast poi degli adulti, perché ci abbiamo messo tanto e per fortuna ci è andata molto bene, perché loro si sono proprio prestati senza paura e con grande divertimento a fare il film, che per loro era difficile perché è interamente su di loro, stavano tutti i giorni sul set, quindi
E devo dire che gli unici giorni che abbiamo girato senza di loro, effettivamente ho capito però cosa vuol dire girare senza bambini. La differenza. E però devo dire che il risultato è davvero, davvero notevolissimo. Se ci sono delle domande, ecco, lì, microfono. Salve, Francesco Gallo, Agenzia ANSA. Avevo due domande. Intanto il titolo, perché mi sembra che in questo caso il titolo vuole evocare tanto, vuol dire tanto. Quindi se ce lo può spiegare. E poi il fatto che lei ha detto... adulti imperfetti in più di un'intervista, cioè perché sono imperfetti gli adulti o sono imperfetti per i bambini? Grazie. Allora, magari, come ha detto lei, è un titolo molto importante per il film e è parte del film proprio, perché finiamo su questo titolo e è un sentimento che pervade il film, questo il sentimento di Alma che vive in questo magari i suoi genitori si rimettono insieme, magari si fidanza con Marco, magari questo no, cioè una vita di sogni e di, insomma, di aspirazioni. E quindi magari anche una parola che racchiude felicità e malinconia, come no, un po' anche il film, cioè secondo me è proprio molto, definisce molto bene lo spirito di Alma e del film. E i genitori imperfetti sono i genitori adulti imperfetti, genitori complicati, diciamo. Non so se veramente imperfetti nella visione dei bambini, perché cioè, ovviamente i genitori sono per i bambini idealizzati e a volte i bambini non capiscono la parte, diciamo, i problemi degli adulti, perché loro li vorrebbero perfetti in questa natura idealizzata. E quindi e invece gli adulti sono degli adulti, hanno dei problemi da adulti e se li devono gestire. Un po' questo intendevo. Domande? Sì, certo. Volevo chiedere qualcosa sull'ambientazione, gli anni Ottanta, che sono presenti, sono presenti in modo molto puntuale, anche se non invadente, cioè molto, molto bello il lavoro sull'epoca, diciamo un'epoca recente ma anche passata, trascorsa, per esempio non ci sono i telefonini, c'è questo telefono fisso e questa è una cosa che ci sembra oggi eclatante. E comunque ci sono tanti riferimenti a film, a tormentoni dell'epoca, canzoni, ecco, come avete lavorato proprio sulla ricostruzione degli anni Ottanta? Tra le varie complicazioni ci eravamo scordati anche l'epoca, oltre ai bambini e al cane, infatti. In realtà è il 1990, quindi abbiamo l'eco degli anni Ottanta, ma l'inizio della fine. E quindi ma un po' per ragioni così personali, nel senso che ci siamo cresciute sia io che Ginevra in quella fascia di tempo lì, siamo state bambine in quegli anni lì e poi sicuramente ci divertiva anche l'idea di poter raccontare un ambiente chiuso, perché comunque i bambini e il padre si trovano tutto sommato isolati in una casa al mare e in cui non funziona neanche praticamente il telefono fisso, e quindi l'idea di poter comunque vivere un mondo staccato dalla tecnologia e poter raccontare una storia in cui potessero emergere i personaggi nelle loro storie, nei loro drammi, nelle loro interiorità, senza essere filtrati dalla tecnologia contemporanea, ci stimolava. E poi anche così per pure ragioni estetiche ci siamo divertite a ritrovare vestiti, canzoni, film, e ci siamo molto proprio addentrate in quell'epoca là. Anche la patina della fotografia ha quella sensazione lì. Domande? Sì, ecco il microfono.
Buongiorno, Stefania Ulivi, Corriere. Non mi alzo perché sennò faccio cadere tutto, scusate. Io volevo fare una domanda sulla parola empatia che ha usato prima, perché il punto di vista del film è chiaramente quello della bambina di Alma, però tutti i personaggi sono raccontati con molto affetto, molta empatia, molto di manica larga anche in tutti i loro difetti. Questa è una cosa che è venuta naturale oppure in qualche modo, perché c'è una grandissima attenzione alle sfumature di tutti i personaggi che non capita spesso quando il racconto è in prima persona di uno di loro. E poi invece la scelta come location litorale romano, quel litorale romano. Grazie. Può ripetere l'ultima? La scelta della casa al mare, proprio come è stata scelta, perché quel luogo in particolare? Penso che tutti, cioè ovviamente la voce è quella di Alma, ma tutti i personaggi sono molto fondamentali alla storia e sono personaggi a cui abbiamo voluto bene, no? Cioè volevamo anche raccontare delle persone con tutte le loro sfumature, quindi non una matrigna cattiva per forza o un papà, cioè che rientrassero dentro un'umanità che è molto che ha tante sfumature, quindi puoi essere un papà che magari non è così attento, pensa solo al suo lavoro, però anche affettuoso e che ha le sue qualità, no? E insomma tutti i personaggi che vanno da Alma o dai suoi fratelli, Benedetta, la mamma, cioè hanno tutti delle caratteristiche negative e positive in realtà, come penso sia proprio l'umanità in generale. E li abbiamo molto lavorati questi personaggi perché abbiamo scritto per tanto tempo e quindi quando sono arrivata sul set li conoscevo bene questi personaggi e quindi è stato molto molto bello poter arrivare sul set con una sceneggiatura che era già molto alla quale avevamo lavorato molto. E abbiamo scelto Sabaudia perché Sabaudia è un luogo soprattutto in quegli anni lì, era un luogo dove andavano gli intellettuali, il cinema, no, era un luogo di vacanza di quegli anni lì, e che è un luogo molto bello anche che ha una dimensione metafisica in realtà con questa architettura. Ma dove anche la natura è molto forte, e quindi per questo abbiamo scelto Sabaudia. Domande? Allora ne faccio un'altra io. Mi ricollego a questa lunga fase di scrittura di cui avete parlato, dei personaggi, per notare un'altra cosa che è davvero sorprendente nel film, ovvero la scelta di un tono che non è mai troppo languido, non è mai troppo ironico e affettuoso, ma mai, cioè, riesce a trovare una forma di nostalgia non lacrimosa, di continuo rimettersi in gioco trovando un equilibrio davvero particolare. Questo secondo me è dovuto anche al lavoro di Cesello fatto già in fase di sceneggiatura e poi come l'hai gestito anche rispetto alla recitazione e alla costruzione durante le riprese invece. E poi anche in montaggio, cioè trovo che veramente abbia un equilibrio particolare il film. Ma mi sembra che molto sia legato questo fatto di non stare troppo dentro la tristezza, no? Cioè di non farne un melodramma, è anche un po' rappresentativo di come è il pensiero un po' di Alma, no? Cioè di non volere troppo stare dentro questa tristezza, di comunque no, lei è triste, pensa al suo papà e alla sua mamma che si fa tutti questi suoi quadretti e si immagina, no? E il film in qualche maniera non ha un po' anche quel ritmo lì di non stare troppo dentro. Ovviamente la situazione per questi bambini è complicata però c'è anche la sua comicità, no?
quindi penso che l'abbiamo scritta proprio così e che i protagonisti hanno anche portato ovviamente del loro in questo, Riccardo Scamarcio e Alba, anche i bambini, e anche Brett Gelman, che è l'attore che fa Bruce, che è un comico americano, che ha portato, hanno tutti portato anche questa vena qua. Non volevamo che fosse, c'era proprio quando lo scrivevamo, volevamo che avesse anche una sua leggerezza, che è una cosa, una comicità drammatica. È una cosa che ti piace anche vedere nei film degli altri come tono? Sì, sì. Cioè, non mi piace quando è troppo, non so, la commedia italiana per me era molto così, no? Che tu cioè, potevi essere serio e ridere, non è che dovevi stare solo dentro un solo modo di raccontare, no? E sì, quindi è una cosa che mi piace sempre, non, cioè, muoversi tra i due, cioè, mi sembra più come il ritmo della vita questo, no? Cioè, un minuto stai ridendo, poi succede una cosa terribile e poi dopo torni a fare quello che devi, no? Cioè, c'è un ritmo della vita che ha questa stessa, secondo me. Domande? Eccola Michela. Buongiorno, Michela Greco per Leggo. Io volevo chiedere qualcosa sul fattore religioso che è importante nel film, che porta alternativamente sia dramma che commedia. Come è nato? Come mai l'avete sviluppato così? Beh, Ginevra conosce questa religione ortodossa in parte ci è cresciuta dentro, e quindi raccontandocela un po', qualcosa di cui comunque si sa poco in Italia, cioè il fatto anche di avere delle icone di riferimento. Ci divertiva l'idea di raccontare dei bambini che crescono in un ambiente molto severo e chiuso da quel punto di vista, appunto, a cui viene richiesto non solo di pregare quotidianamente, ma di avere anche degli altarini portatili che si possono portare in viaggio con delle icone, quindi avere un senso anche morale, per quanto siano piccolo, molto, molto sviluppato, e di contrapporre questa forma di essere, questa spiritualità, questa religione, questo anche senso di Dio, del peccato, della paura religiosa, in un contesto completamente diverso, cioè nelle mani di un padre che è assolutamente ateo e anche che gli fa un po' impressione questo aspetto dei suoi figli. E quindi ci sembrava anche uno spunto sia per la commedia, ma anche per raccontare poi il contrasto tra questi bambini e il modo in cui sono cresciuti e il modo in cui invece poi li vuole far crescere il loro padre. E penso anche che la religione ha una qualità, diciamo, contenitiva per loro anche, che gli dà un senso, no? Quando Sebastiano, quando gli succedono delle cose, comunque tornano alla religione, come se questa religione rappresenta la mamma in qualche maniera e gli dà un senso di sicurezza, come una copertina di Linus dove loro tornano, non tutti, ma e chi in modo più ligio e chi in modo più, no, che usa i santi e le rappresentazioni in modo un po' più libero. C'è tempo per un'ultima domanda, quindi se ce l'avete fatevi avanti. Non vedo braccia, allora chiedo io una curiosità a Ginevra, visto che inseguiva il sogno da regista quando ha 14 anni e adesso c'è arrivata. Hai intenzione di andare avanti? Assolutamente. Sì, è stata un'esperienza veramente molto bella, e mi è veramente, insomma, è stato molto bello stare sul set, e è stato un set molto, siamo stati messi in condizione, grazie a Lorenzo, di veramente lavorare nel miglior modo possibile, e c'è stato una grande
grazia tra tutti, e io insomma mi è piaciuto molto e mi sono trovata molto bene, tutte le mie paure si sono poi diciamo sciolte e è stata veramente una bellissima esperienza che assolutamente spero di rifare. Allora, aspettando il prossimo film di Ginevra, ringrazio ancora Ginevra Il Khan, regista, Chiara Barzini, sceneggiatrice, Lorenzo Mieli, produttore del Wellside, Rai Cinema Paolo Del Brocco, la BIM Distribuzione con Antonio Medici. Grazie a tutti per Magari di Ginevra Il Khan. Grazie.